Buongiorno, sono l'ispettore Pititto. Dov'è? Ok, grazie collega. Ecco, per favore. Dai, grazie. Ecco. Vi ringrazio. No, no, sì, lì fuori, sì, grazie. In fondo. Lei chi è? Venga qua, giovane, scusi. Venga qua, venga qua lei, scusi. Signore, sto parlando con lei, guardi. Venga qua, mi chiami quel signore. Scusi, giovane, venga qua lei. Ma io sono il preso squillaggio del mio figlio. Perché stanno... Perché scusi un attimo, calmo. Lei è il dentista? Sì. Sono l'ispettore Pititto. Calma. Lei è l'altro figlio? Sì. Sono l'ispettore Pititto. Perché cosa? Sì. E allora? C'è stato un altro che è scappato, non so perché è scappato. Calma, che facciamo tutto. Il collega dov'è il collega? E allora? No, non lasci qua, non tocchi niente, dobbiamo sequestrare tutto, non tocchi niente! Perché sequestrare? Non tocchi. Scusi! Dai, spostati! Perché? Scusi! Blocchi tutto! Non faccia muovere! Non faccia. Ora arrivano i carabinieri! Ora arrivano i carabinieri! Vada! Non si preoccupi, vada! E allora, qui si deve rispettare la legge! La legge è quella che cosa? Lei è il signor Squillace Antonio. Qui si deve rispettare la legge. Quando si presenta un'autorità, non si deve correre. Perché qui che siamo dei delinquenti. No, perché che cosa è delinquente? Allora, lei sta facendo il suo dovere, sta lavorando. Sì, e la faccia solo il suo lavoro, non ci sono problemi. E perché? Che cosa? E come mai lei aggredisce un pubblico ufficiale in questa maniera? Ma lui, scusa, dove sei venuto? Io sono incazzato. Ah, devi dire come faccio? Guarda, attenzione, che io sono stato... A cosa? Un attimo che arrivano i carabinieri. Fatemi chiamare i carabinieri. Adesso arrivano i carabinieri. Adesso stanno arrivando i carabinieri in caraffa. Ora vediamo cosa succede. Ora vediamo. Lei che fa? Cosa succede? Qua com'è la situazione? Com'è la situazione qua? Perché lei ha il carbone bagnato? Io sono l'ispettore Pititto. Sono l'ispettore Pititto. Che cosa è? Lei sta lavorando? Stavo lavorando, sì. Vediamo se chiamano un attimo dalla caserma. Qui si deve finire questa storia. Qui sequestro tutto. E perché sequestro tutto? Perché voi siete stato arrogante. Arrogante. Sa cosa significa arrogante? Eccolo qua. Uno è scappato. Uno si è preso il carro. Forse era senza assicurazione, senza niente. E mio figlio, che cosa gli ha papà? Senza niente. Oh, come la sono lì? Senza niente. Senza niente. Come ora vediamo un po' cosa succede. Sì, mandatemi una pattuglia di carabinieri perché ho bisogno di assistenza perché questi sono violenti. Sì, violenti! Hanno tentato di alzarmi le mani, è un padre di famiglia. Sì, è vero. Sì, lo so, avete ragione. Sopporto, grazie. Oh! Stai attento con chi parli, Che sei andato con l'altro? Guardi! Arriva i carabinieri! Arriva i carabinieri! Oh. E si calmi però! Ma si ragiona, no? Come fa con lui? Ma quello deve fare il suo... Ma è reggio, signor Chip, oh. Quello deve fare il suo dovere, non è che... Ma sai, ma il governo possiamo ragionare, vedi? Siamo noi... No, che sono... così non si ragiona! Ma che cosa? Ma il rispettore deve fare il suo dovere, non è che... Però si bisogna ragionare! Se noi abbiamo... bisogna ragionare, fare così! Ma se noi abbiamo avuto quest'ordine, non è che possiamo fare differentemente! Voi lavorate per la vostra famiglia, noi lavoriamo per la nostra famiglia! Vediamolo un po', che cosa bisogna fare qua! Chiudere! Non è che... Non mi so ragionare, come fate voi? Non so io come ragionare. Ma andate, mi sarei sospettare. E voi dovete capire che siamo gente di lavoro, siamo per un pezzo di pane, non credi che... Ma avete visto come avete aggredito? Ho rischiato la vita con loro.
con perché, lei. Ma perché lei? Con quella pala. E voi mi ha detto che io stavo ammirando, perché guarda io. Guarda, io sono stato anche al manicomio. Sono stato in casa, sì, sono recuperato. Ho capito. Cioè, che io sta dicendo in pratica che non ti paga. No, non ti paga, io non ti sto dicendo. Cioè, se ti ammazza, non ti paga. Ok, cambiamo. Non sto dicendo che allora, ti ammazzo, ti voglio. Ma io volevo sapere. Ma avete detto che... Oh, ma lei sa perché sono lei, qua? Lei sa perché sono qua io? Sa perché sono qua? Hai ragione. Sono venuto per consegnare una busta. Eh sì, ma... Lei ha preso dei soldi. Io sono venuto a consegnare una busta per un'eredità, per un terreno. Gentilmente, sto lavorando. Lei... Non mi sono ragionare. Io le devo consegnare una busta. Dove lei è, gentilmente maresciallo, la busta per quanto riguarda il testamento che ha preso i soldi. E quella ce l'abbiamo in macchina lì sotto, l'abbiamo lasciata in macchina lì sotto. Ciao, buongiorno. E allora, lei è in possesso, lei è Squillace? Antonio, sì. Squillace Antonio. Perché? Lei ha ereditato 50 milioni. Cosa 50 milioni? Lei ha ereditato 50 milioni. Cosa 50? Dovevamo solamente consegnare la busta dell'eredità. Ma ha visto cosa si riesca a consegnare pure i soldi alla gente? Ma tutti quei dati, chi ve li dà? Ditemi come si chiama. Allora si risponde esattamente. Lei ha 5 figli. Sì, 5 figli. Tre sposate. Sì. Una si chiama? Ma sei giovane. Calma, calma. Gentilmente, lei cosa deve fare? Passi di qua. Grazie. Sì, ragione, bello, bello, così. Ma io non lo so, ma non no, cielo, ma ogni allora, guarda, se è risposto non c'è ragionare, ma lei bisogna che si calmi. Lei si deve calmare. E allora, lei ha ereditato 50 milioni di una zia che è morta. No, che 60, si chiama 65, vabbè, meno le spese sono 65, meno le spese saranno 50 che verranno a lui direttamente. Lei ha ereditato. Lei lavora con qualche banca, così vediamolo poco, lei con quale banca sì, lavora? Perché? Sti soldi che ha preso, noi dobbiamo sapere se lei ufficialmente. Il notaio, noi dobbiamo dare. Noi ci ha mandato un notaio, il notaio Scarfò di Catanzaro, dove ha detto trovatemi questo signore, che la sua sorella o una zia che si chiama Antonina. Ce l'ha sta zia? Dovrebbe avere dei parenti all'estero, non lo so. Qualcosa, c'è una figlia all'estero. Una figlia. Una figlia. E che l'abbia lasciato ha mandato dei soldi, è possibile? Che ha preso una sisala, qualcosa. Si soldi a chi li dobbiamo dare? Non li vuole lei? Vabbè, rinuncia. D'accordo. Allora, lei rinuncia. È lei dell'eredità o no? No, se sono così no, perché. 50 milioni sta prendendo lei. Ha ereditato. Ma allora perché non ragionate con la cara con le belle? Ve l'ho detto, vi stavo presentando. No, voi avete. Come voi? Ditemi che cosa vi ho detto io? Quando sono arrivato qua, cosa vi ho detto? Rispetto, vediamo di chiudere la questione, quindi il signore o rinuncia, o non lo so. C'era il vigile là, c'era il vigile là, poi non c'è più. Non dov'è il vigile? Era qua. Era venuto qua. Vediamolo qua. Ma questi soldi dove vengono? Di esteri? Esteri? In Germania, una cosa di questa. E c'ha il notaio Scarfò ci ha detto, consigliate questa busta. Allora ragionavo, bel volito, vedi Squillace, vedi così. E allora, che vi ho detto io, scusate, dottore, quando sono arrivato, io sono ispettore Pititto, quando sono arrivato ho detto qualcosa io, no? E ho visto uno correre da una parte e uno correre dall'altra. E non ho detto nient'altro, dovevo consegnare solo dei soldi. E perché scopo? Una busta del notaio Scarfò. Che fa? La riceve, la prende o non la prende? No, lo ricevo, sì. La prende? Va bene, ok. Perché? La prende. Ok. Allora, la prendiamo pure noi. Ok, a posto. La prende, prende i soldi. Va bene. Dobbiamo dire un'altra cosa, così da lontano ci fanno l'applauso. Questo è uno scherzo televisivo. Lei è su Kelly in Camera Show con Lino Boliveri.